pronto? Pronto? Ciao amore mio bello, come stai stamattina? Allora, quando sei così carino, mi dici le paroline dolci, mi chiami amore mio bello, hai bisogno di me. E di solito è per provare le cuffie. Ci sono cuffie? Allora, da mi provare? È sgamato. No, non ci sono cuffie da provare, ma siccome ho mobile, mi ha chiesto di provare il loro servizio e ho detto, cioè chiaro, sto usando da tanti anni. Chi meglio di lei ci può raccontare come funziona? Per questa cosa posso dire qualcosa, ne so di più delle cuffie forse. Butta la pasta! Mamma, che pazienza! Ciao! Sì, ho fatto un po' il paraculo, ma secondo me era inutile che io andassi in giro per il mondo a provare la ricezione, le prestazioni, perché alla fine Omobile si basa su rete Vodafone. Ho la SIM di O dentro questo smartphone ormai da un paio di giorni e posso dire che l'affidabilità è assolutamente uguale e garantita. Quindi volevo più raccontarvi l'esperienza dell'applicazione, del servizio clienti, insomma un po' a 360 gradi da chi la SIM la sta usando come propria SIM principale ormai da quanti anni? Ecco mio amore, allora la pasta. Ma che pasta, dai, non è ancora ora. Ma come? Mezzogiorno, du spaghi, cacio e pepe? No, vabbè. No. Domanda banale, ma forse la più importante. Come ti trovi con Omobile? Tra l'altro, nel frattempo, siamo andati a vedere la data di attivazione. Cos'era? 2018, luglio 2018 l'ho Quindi, attivato. 4 anni e mezzo di SIM. Direi che feedback ce ne puoi dare. Io mi sono sempre trovata bene. Non ho riscontrato particolari problemi. E infatti non credevo di averlo già da così tanti anni. No, pensavo dicessi non credevo neanche di avere Omobile, perché solitamente poi metti una SIM, ti dimentichi, no, perché devi ricaricare. Sì, quindi sì, quando sì. Vai a ricaricare usi l'app, ma di questo me ne parli dopo. Quando sei in giro, sì, hai problemi di velocità internet, YouTube che si incaglia, Spotify che non va, mail che non vanno, WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera, eccetera? No, guarda, allora, così a memoria ti dico che tendenzialmente no. Poi può essere capitato in alcuni punti un po' sperduti, dove non prendessi, ma come me altre persone con altri operatori. Quindi no, devo dire tendenzialmente se è capitato, ma niente di tragico, cioè non ho memoria, sono sincera. Sì, poi la copertura ovviamente è quella di Vodafone, quindi molto capillare in Italia e non c'è mai quell'operatore che copre al 100% perfettamente tutto, c'è uno che ha un buchino di qua, uno che ha un buchino di là, ma se avete fatto questa domanda, no. Per far comunque capire che tutte queste velocità impressionanti dei dati sono magari utili per chi fa tethering, ma l'utilizzo quotidiano del cellulare, vedete la faccia di Chiara, cioè io sto parlando di cose che dici, 4, va, a me va, YouTube va, le storie di Instagram vanno, non si bloccano, non si inchiodano, quindi no, quella è la cosa telefonare, telefono che altra cosa domanda, l'applicazione? No, l'applicazione veramente è semplicissima. Ti indica a quanti giorni mancano al prossimo rinnovo, quanto è il tuo credito residuo. Devi ricaricare. Lo so che devo ricaricare. Basta che clicchi sul ricarica, dai gli importi che vuoi, ricarichi, metti la tua carta di credito, bancomat, quello che è, e tac, detto fatto. No, c'è anche la autoricarica automatica, visto che lo sto usando da qualche giorno, anch'io sto smanettando un po' con l'applicazione, ovviamente c'è la tua offerta, le spese, il traffico che si fa, ho sticker, ma di questo magari ve ne parlo dopo. Ecco, supporto, la SIM arriva a casa, l'attivazione è semplicissima, si inquadra la SIM, ci si inquadra la propria faccia, un documento d'identità, si fa una foto e dopo un'ora, un'ora e mezza la SIM è attiva. Però ti ricordi che abbiamo avuto necessità di cambiarla la SIM? Siamo andati in un negozio fisico, non c'è un negozio Omobile, no, ma ci sono quei negozi multibrand che comunque fanno tranquillamente, sì, il servizio. Sì, sono stati bravi, non ci sono stati problemi e ce l'hanno cambiata. Domanda del secolo. Dimmi. Hanno mai rimodulato la tua tariffa da 6,99 euro? No. E all'estero? All'estero? No, aspetta. Stiamo andando ad Amsterdam. Posso andare avanti? No, perché facciamo una clip ad Amsterdam. Vabbè, però sui viaggi che abbiamo fatto regressi al di là di questo. Stiamo andando ad Amsterdam. Dai, dobbiamo fare le valigie. Le ho già fatte. C'è l'aereo tra 3 ore. Mamma mia. Ad Amsterdam. Lo lascio ad Amsterdam. Forse saresti contento. Ah,
Ah, mamma mia, che freddo fa oggi ad Amsterdam. Freddino. Dopo 4 giorni qua, com'è andata? Benissimo, come l'utilizzo, come a casa, mi è arrivato questo messaggio. Dove sei atterrata? Praticamente hai potuto usare i tuoi giga, i tuoi minuti, i tuoi sms. Come non sono ancora gli sms. Quanto sì. Sms mi è andato? Sms limitati uguale? Vero, però a volte metti alla nonna. Okay. Si torna, mamma, che freddo! E mamma mia quanto è bella Amsterdam. Ma torniamo a bomba, gli sticker. C'è una sezione dell'applicazione, tra l'altro app fatta molto bene, stabile, intuitiva, semplice, che vi permette di riscattarli, accumulare punti e trasformarli in ricariche, oltre alla possibilità di entrare nel supporto, che ha anche un'ottima sezione FAQ, ovvero la risposta alle domande più frequenti. Ma le tariffe, direi ottime, soprattutto quella che vi permette di avere 6,99€ al mese, 100 giga, minuti illimitati, sms illimitati se fate portabilità da un altro operatore virtuale. Ma visto che questo è un video in collaborazione con Omobile, c'è un fantastico link in descrizione che vi permette di avere 10 euro di credito, 5 euro giorni dopo, pochi giorni dopo l'attivazione dell'offerta, altri 5 euro al primo rinnovo, quindi la potrete provare anche con un investimento limitato. Ma cosa vi arriva da casa? Oltre alla SIM in questo cofanetto carino, anche due altre SIM che potete regalare a parenti e amici, che si attiveranno, vi permetteranno di avere 5 euro di credito a voi e 5 euro di credito a loro. Ma su tutto, a prescindere dalle sponsorizzazioni, 4 anni e mezzo fa Omobile manco sapeva chi era Andrea Galeazzi. Se Chiara non ha ancora cambiato operatore in questo tempo, vuol dire che effettivamente il rapporto tra quanto mi costa e quello che mi dà è ottimale. Perché vi immaginate voi la moglie Andrea Galeazzi con una SIM, con un operatore che va bene, ma che zebedè mi avrebbe fatto? Vabbè. Ciao.